Bene, un saluto a tutti gli amici di Edge Mobile e di AndroidBlog.it. Quest'oggi stiamo facendo l'unboxing di un telefono davvero molto interessante. Parliamo dell'Alcatel One Touch Idol X, il 6040D, quindi è la versione dual SIM del nuovo modello, potremmo dire top di gamma di Alcatel. Andiamo quindi subito ad aprire la confezione. Troviamo quindi il telefono, poi lo andremo a vedere in dettaglio. Poi troviamo questa scatolina dove sono presenti la guida all'uso e alcune indicazioni sulla garanzia per quanto riguarda il prodotto. Poi, rimessi a posto questo, troviamo il classico cavo USB, mini USB. Troviamo il caricatore USB Alcatel piccolo, compatto, qui si inserisce il cavo per la ricarica. E poi abbiamo le cuffie modello in-ear, ve le faccio vedere da qui, classiche di Alcatel con appunto anche i gommini già inseriti. Non troviamo gommini di ricambio nella confezione. Direi quindi che per la confezione è tutto. Allora, ricopriamo la confezione, richiudiamola e andrei allora a questo punto a parlare direttamente del telefono. Allora, questo telefono praticamente ha un peso di 130 grammi, una altezza un po' magari sopra il normale, ma non si sente più tanto, anzi, questo fatto che sia un po' più alto ma leggermente più stretto rispetto ad altri telefoni che ho utilizzato mi sembra un form factor migliore. Quindi 140,4 mm di altezza, 67,5 di larghezza per davvero uno spessore di soli 6,9 mm, ottimo quindi lo spessore. Vediamo poi superiormente, abbiamo il jack da 3,5, abbiamo poi il tasto di accensione e spegnimento. Abbiamo a destra il bilanciere del volume e l'ingresso per la prima SIM. Sotto abbiamo l'ingresso mini USB e un microfono aggiuntivo, e abbiamo poi a sinistra la seconda slot per la SIM. Davanti abbiamo quindi i sensori, il LED luminoso che qui vedete, potete già vedere, infatti il telefono prima l'avevo acceso per cominciare a configurarlo. Abbiamo poi la camera che ci permette, appunto, la camera posteriore che ci permette di fare scatti al massimo da 2 megapixel e video addirittura in Full HD, e ci permette quindi anche di fare videochiamate classiche o tramite Skype e quant'altro. Poi abbiamo il padiglione oculare e uno schermo da bene 5 pollici Full HD, quindi uno schermo di alta qualità con trattamento Dragon Trail Glass per quanto riguarda la resistenza a graffi e altri tipi di abrasioni. Quindi diciamo poi il sensore di luminosità e il sensore di prossimità e quindi tutto quello che serve sul telefono. Poi abbiamo qui sotto i tre tasti che sicuramente non si vedranno sia per la carta, sia, ecco, forse ora sì, sono appunto il tasto di indietro, di home e di opzioni, strumenti e quant'altro. Bene, detto questo, allora parlerei della fotocamera posteriore, vedrei il retro. Nel retro quindi è presente una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel con il flash LED e con qui lo speaker per appunto l'audio. Quindi diciamo che dal punto di vista hardware estetico abbiamo detto tutto. Per quanto riguarda invece il resto, abbiamo Android Jelly Bean 4.2 all'interno, una CPU quad core da 1.5 GHz, HSPA fino a 42 MB in download e 11 MB in upload, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, GPS e AGPS, memoria interna da 16 GB, di cui ne restano circa poco meno di 13 all'utente, e 2 GB di RAM. Non è possibile nella versione dual SIM estendere la memoria. Bene, per quanto riguarda invece la camera, abbiamo già detto, quindi direi di chiudere il discorso parlando semplicemente della batteria, che è purtroppo di soli 5
scusatemi, di soli 2000 mAh. Stavo guardando la scritta, infatti mi sono dimenticato di dirvi che il telefono e lo schermo, oltre ad essere un Full HD 5 pollici, è anche IPS, quindi buoni angoli di visione anche dovremmo avere. Poi questo lo vedremo più in là. Dicevo, la batteria è solo da 2000 mAh, è un telefono quindi dual SIM, che è anche quad-core, quindi con alcune quindi feature che probabilmente andranno a rubare molto consumo energetico, e quindi vedremo un po' con il nostro uso se questo telefono riuscirà a reggere bene dal punto di vista dell'autonomia oppure no, visto che 2000 mAh forse per queste caratteristiche sono un po' pochine. La batteria inoltre non è removibile, infatti il telefono non è apribile. Bene, detto questo, allora direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima e mi riservo qualche giorno per andare poi a recensire al meglio questo Alcatel Idol X. Bene, grazie a tutti, ciao!